Non sarebbe poi così sbagliato definirla il centro della città, perché lo è da un punto di vista geografico, sulla mappa, lo è da un punto di vista culturale, storico, perché è luogo di confine fra una parte più popolare, quella di Largo Barriera fino al Mercato Coperto, ed è una parte un po' più raffinata, quella del centro storico. È uno snodo dei mezzi, lo è sempre stato. Nel 1935, quando le linee tranviarie a Trieste erano 11, ben 9 passavano per Piazza Goldoni. Oggi che Trieste Trasporti ne offre ben di più, le proporzioni non sono poi così cambiate. E oggi gireremo intorno, alzando gli occhi al cielo, intorno su noi stessi per vedere ciò che fino adesso abbiamo sempre guardato, ovvero i palazzi che sono in questa piazza. Lo stile architettonico dei palazzi che circoscrivono la piazza è molto vario. Si va da uno stile più sofisticato, quello di Palazzo Parisi e Palazzo Giorgiardis, per intenderci i due con il porticato a terra, per finire con stili più semplici e minimal, quello di Palazzo Caccia, Palazzo Tonnello, Palazzo Sordina e Palazzo Piller. Tornando invece indietro nel tempo, alla metà del 1700, bisogna pensare che qui c'erano viti, ulivi, piantagioni. Era una zona molto irrigata, piena d'acqua, perché c'era un torrente che scendeva giù dal pendio del colle di Montuzza. E quindi c'era anche tanta legna, perché il colle era ricco di legna, in questo colle dove c'era anche un cimitero evangelico augustano. Legna che riforniva il mercato di questa piazza, già perché da allora veniva venduta la legna in questo mercato. Tant'è che nel 1821 questa piazza venne titolata Piazza della Legna, per questo motivo appunto. E c'erano le venderigole, che poi appena nel 1935 potettero svolgere la loro professione, la loro attività commerciale in un luogo coperto, nel mercato coperto, costruito per loro dalla benefattrice Sara Davis. Piazza Goldoni fu anche luogo di produzione di informazione, lo fu per molti decenni, lo fu dal 1919, quando un edificio di questa piazza divenne sede della redazione del quotidiano Il Piccolo. C'è stato un momento storico rivoluzionario nella struttura, l'organizzazione dei giornali. Eh sì, attorno all'85, 1985, quando praticamente venne eliminata la linotipia. Una volta tra la redazione e la tipografia c'era la linotipia, il posto dove si creavano le righe in piombo. Questa venne eliminata di fatto. Oggi i testi che i giornalisti elaborano sono quelli che vengono sul giornale. Lo stesso giornalista fa l'impaginatore, perché tutto avviene attraverso il computer. E quindi una serie di figure professionali, non dei giornalisti che fanno sempre il loro mestiere, per esempio i correttori di bozze, sono scomparsi. Ma perché allora questo ragazzino che era Teodoro Maier chiamò il giornale Il Piccolo? Perché il giornale era piccolo rispetto ai formati normali, a quelli ai quali noi siamo stati abituati all'inizio degli anni 40. Il Piccolo era un piccolo giornale, un foglio solo, praticamente formato tabloid, quello che oggi hanno adottato tutti i giornali. Il Piccolo in questo caso è stato il capofila di questa nuova tendenza tipografica. Palazzo Caccia, noto a tutti perché ospita Crème Café, una torrefazione fondata da Primo Rovis nel 1955. E Il Piccolo, il 13 giugno dell'82, scriveva:
Carabinieri e polizia sono intervenuti ieri mattina in piazza Goldoni per regolare l'afflusso dei clienti d'oltre confine alla torrefazione Crème Café. In realtà questo luogo fu una vetrina importante della città con cui farsi riconoscere già negli anni 60 e 70. Oltre via Mazzini incontriamo un altro palazzo, che è una casetta in realtà, una casetta che ospita un bar che dal 1921, quando è stato aperto da Antonio Venier, non ha mai cambiato nome. Oltre Corso Italia, il distinto color corso, come lo definì Vladimiro Lisiani in un articolo del 1950, incontriamo invece la storica grande insegna della farmacia, che si chiamava Farmacia Rovis. Il palazzo venne costruito in corrispondenza dello stesso periodo in cui venne costruita la Galleria di Montuzza. La Galleria Montuzza, attuale Galleria De Sandrinelli, fu figlia di un progetto degli uffici tecnici del Comune partorito nel 1901, un progetto che prevedeva proprio le due gallerie che vediamo oggi. I lavori di perforazione del colle iniziarono nel 1904, durarono 15 mesi ed occuparono 350 minatori. Quando venne inaugurata nei primi del Novecento, proprio quando venne costruito anche il palazzo, quello della farmacia, era transitata e transitabile anche l'esterna maestosa monumentale Scala dei Giganti, progettata da Ruggero e Arduino Berlam. Venne aperta al transito quindi nel febbraio del 1908, quindi sono 112 anni che attraversiamo questa galleria. E qui sempre all'imbocco della galleria incontriamo il palazzo del Monte di Pietà. Ecco, sull'origine di questa istituzione finanziaria ci sono diverse teorie. Di certo venne portata in Italia dai frati francescani nell'alto medioevo. È un'istituzione finanziaria che inizialmente non aveva scopo di lucro. Liquidità, insomma, in cambio di un pegno a garanzia di un prestito che valesse però successivamente almeno un terzo di più di quello che era il prestito. Veniva dato un arco temporale, solitamente un anno, entro il quale o veniva restituito il prestito oppure il pegno andava all'asta. A Trieste sorsero diversi monti di pietà privati finché ad un certo punto il governatore Francesco Stadion, colui al quale era titolata l'attuale via Battisti, su suggerimento del podestà Muzio de Tomasini, colui al quale è titolato il giardin pubblico, decisero di farne un'istituzione civica, quindi comunale, e la sede fu questa all'ingresso della galleria. Questa sede che restò un'istituzione civica fino al 1929. Successivamente diventò una sezione della Cassa di Risparmio di Trieste e poi di Unicredit. È il più semplice di tutti, il più basso, ma forse il più ricco di storia, Palazzo Tonello. Pensate che qui viveva anche Domenico Rossetti. C'è una data importante: nel 1954 viene firmato il memorandum tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia e Jugoslavia. Viene stabilito che la zona A va dal GMA al governo italiano, mentre la zona B dal governo militare jugoslavo a quello civile. Perché è importante questa data? Perché dopo il 5 ottobre del 1954 si può dire che nasce l'Unione degli Istriani. La situazione andava cambiando, la zona B passava all'amministrazione civile jugoslava e quindi molte cose sarebbero accadute qui a Trieste. Si aspetta una seconda ondata di profughi istriani, quelli che vengono dalla zona B, quelli che per 9 anni avevano subito le ingiustizie, le violenze di un regime titino. Quindi oltre quasi 50.000 persone arriveranno a Trieste con dei grossissimi problemi. Quindi da parte di un gruppo di personalità di origine istriana che da tempo lavoravano ed erano impegnate qui a Trieste, nella società triestina, sentono il bisogno di creare un nuovo organismo che doveva difendere i diritti e portare avanti le aspettative di questa comunità di esuli.
Quindi si costituisce un comitato promotore, c'è una serie di riunioni che in queste riunioni viene elaborato uno statuto, viene dato un nome, Unione degli Esiriani, e una struttura. C'è una targa marmorea all'ingresso della sala maggiore di questo palazzo dove si legge: gli esuli istriani, fiumani, dalmati affidano questa casa madre a coloro che in tempi migliori realizzeranno il sogno dei padri. Era il 16 settembre dell'84, che facendo chiaro riferimento all'aspettativa che ogni esule ha. Che cosa significa questa frase? È l'aspettativa, il desiderio di un esulo di tornare da uomo libero nella sua casa, nella sua terra. Questo è quello che agogna l'esule di qualsiasi parte del mondo che sia. L'Unione Istriani è in questa sede, che storia ha questa sede? Beh, guardi, io vorrei fare solo un passo indietro, perché ho detto inizia dopo il 5 ottobre del 54, però c'è una data ufficiale per la nascita dell'Unione degli Istriani. Nasce il 28 novembre del 1954. C'è un'assemblea costitutiva che avviene a pochi metri da questa sede, nel cinema alla Barda, in largo Barriera Vecchia. Adesso è un supermercato, è sul mercato della Coop. Lì si è avuta l'assemblea costitutiva e quindi quella data è la data di nascita dell'Unione, che abbiamo festeggiato appunto qualche mese fa, il 65esimo. Quindi una storia piuttosto complessa. Poi l'Unione si è data in quel momento anche una struttura che è federativa, in quanto a questa struttura fanno parte diverse altre piccole associazioni autonome che si prendono il nome di famiglie o famiglie, quindi che raccolgono tutti gli esuli che appartengono a una località specifica. Per cui anche adesso noi abbiamo la famiglia capodistriana, la famiglia umaghese, di Cittanova, di Pirano, cioè tutti quelli che sono nativi o comunque discendenti originari di quelle località. Passato Corso Saba c'è Palazzo Sordina. In realtà fu costruito da Giovan Battista Scrinzi. Le sue iniziali si vedono sull'inferriata, quella del terrazzo che dà sulla piazza. Poi fu acquistato dalla famiglia Sordina e Francesco Sordina è ricordato molto negli scritti di Joyce perché ne fu allievo. Ecco, sull'angolo del palazzo il negozio Castiglioni è lì dal 1918. Nel 1937, quando morì il fondatore della attività commerciale, i negozi erano ben 12. A fianco del piccolo grattacielo c'è Palazzo Piller, con un bassorilievo attribuito ad Antonio Bosa, allievo del Canova, un bassorilievo che rappresenta la superiorità del cristianesimo sul paganesimo. Poi ancora a fianco abbiamo Palazzo Parisi, caratterizzato da una nicchia con statuetta che si dice provenire dalla casa precedente, quattro formelle con bassorilievi opera dello scultore Giovanni Maier e la scritta Stock che sovrasta il Bar Italia, e quella rotonda ottimamente conservata sopra la tabaccheria dei portici del palazzo che vanta l'antico stemma, quello della città di Trieste, ovvero l'alabarda. Su questo stemma, lo stemma della nostra città, si chiude questa puntata dedicata a Piazza Goldoni, una piazza che in fin di conti rappresenta la storia dell'intera città. Grazie per l'ascolto, alla prossima.